Radio Radicale, siamo con l'economista Laura Pennacchi per parlare del governo nascente. Allora, ci sono tante incognite, noi stamattina ci siamo svegliati con un calo evidente della borsa di oltre l'1,50% e lo spread che è salito a 174. Allora, lei è preoccupata delle voci che riguardano il nuovo governo che è ancora tutto da fare, su cui non c'è ancora un nome dopo il programma? Beh, dopo tutti questi giorni, 75 giorni che sono passati, tutti i cittadini si attendono qualcosa di più motivato, fondato, stabile. Urge la formazione di un governo e urge la formazione di un governo che rassicuri i mercati, che rassicuri i nostri partner europei, perché ci sono dei doveri inderogabili, diciamo. Quando si sono sottoscritti dei patti si può pensare di modificare i patti. Io infatti personalmente ritengo che le politiche di austerità troppo restrittiva che l'Unione Europea, soprattutto l'Eurozona, ha portato avanti negli ultimissimi anni siano da correggere, siano da modificare, ma le correzioni e le modifiche si discutono con gli altri partner, non possono essere unilaterali. E io penso che vada incoraggiata e favorita una maturazione degli esponenti di 5 Stelle e della Lega, nel senso che acquisiscono maggiore consapevolezza dei loro compiti e doveri istituzionali. Ecco, lei cosa ne pensa del nome di Paolo Savona, che è un nome che è uscito in queste ore per uno dei dicasteri economici? Ma io ho una grande stima di Paolo Savona, che conosco da tantissimi anni. È una persona molto civile, corretta, è un grande economista. Certo, ha assunto soprattutto negli ultimi tempi posizioni, diciamo così, largamente eterodosse, ma quello che è importante è che la compagine governativa esprima un orientamento complessivo di trasformazione indubbiamente e di cambiamento nel rispetto dell'ancoraggio europeo. Io considero l'ancoraggio europeo assolutamente fondamentale e rilevante, proprio quando si critica la globalizzazione selvaggia che è andata avanti negli ultimi 20 anni. Bisogna avere ancor di più la consapevolezza che l'Europa è l'unico vero baluardo rispetto a questa globalizzazione selvaggia, che deve rilanciare l'Europa anche i suoi grandi valori, per esempio i diritti umani. Da questo punto di vista sono molto preoccupata di alcuni aspetti che sono nel presunto cosiddetto contratto rimettono in discussione i diritti umani fondamentali per esempio per gli immigrati, per le persone che arrivano da noi, non si vuole riconoscere l'asilo nido ai figli degli immigrati se non a determinate condizioni. Queste sono cose davvero inaccettabili. Ecco, pensa che il Presidente della Repubblica, per difendere alcuni principi costituzionali, quello sull'equilibrio dei bilanci e del contenimento del deficit, abbia qualcosa da aggiungere per quanto riguarda la lista dei ministri che dovrà essere presentata dal Presidente del Consiglio incaricato? Mi pare che il Presidente della Repubblica, Mattarella, si sia comportato in un modo assolutamente ineccepibile e ammirevole. Gli dobbiamo essere molto grati per la sapienza, la prudenza, l'intelligenza con cui ha gestito tutta questa fase, e credo che sarà assolutamente nella condizione di far valere le sue prerogative, che sono importanti. La Costituzione gli dà prerogative importanti come Presidente della Repubblica, come le dà al Premier, che dunque il Presidente della Repubblica dovrà avere la certezza che il Premier che viene indicato sia nella possibilità di esercitare quelle prerogative. Un'ultima questione: ha sbagliato Di Maio a rimettere in discussione la TAV, la Torino-Lione, e gli accordi precedentemente raggiunti in sede di Unione Europea per le grandi opere? Ma di nuovo, io sono dell'opinione che gli accordi si devono mantenere,
si possono modificare negoziando con tutti i partner. Quella poi della TAV è una questione enormemente controversa. Io capisco le preoccupazioni del ministro dell'economia Le Maire francese. C'è in ballo la possibilità di perdere più di 2 miliardi di euro di fondi strutturali. Insomma, credo che ci vorrebbe molta più saggezza e responsabilità nel gestire tutte queste partite così complesse. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio l'economista Laura Pennacchi.